Ciao manutentori, oggi è il quarto video e ultimo della serie sul Deviruci del Grande Punto ed è il primo di un ciclo che ho chiamato Facciamoli a pezzi, abbiamo cominciato con una cosa soft oggi, nel senso che l'idea è quella di fare appunto a pezzi dei pezzi dell'auto, dei ricambi. Ho pensato l'ammortizzatore, ho pensato la bobina, ho pensato una candela, cose di questo tipo. Vediamo. Più ancora di vedere come sono fatti, proprio li distruggiamo e capiamo cosa c'è dentro. Oggi la vittima sacrificale, ecco, è il Deviolucci. Lo vedete già smontato perché questa introduzione la sto girando a posteriori, cioè in realtà l'operazione l'ho già fatta. L'obiettivo era quello di recuperarlo, poi però sono andato oltre e quindi, seguite il video e vedrete. Diciamo che con quello che vi dirò oggi possiamo tentare di recuperare alcuni difetti che possono essere le frecce che non funzionano, i fanali che si spengono, che sono dovuti a sostanzialmente sporcizia dei contatti che ci sono, delle piste che ci sono all'interno del Deviolucci. Però con attenzioni che potrebbero esulare, diciamo, attenzioni con criticità che potrebbero esulare dalle possibilità di normale riparazione, perché ci sono dei piccoli fili dentro che se si interrompono vedremo anche quello. Ma prima, sigla. Bene, eccoci qua con il nostro Deviolucci. Abbiamo già visto, come vi dicevo, diversi video sul Deviolucci e oggi lo andiamo ad aprire. Intanto, per lavorare meglio, vado a rimuovere i due passacavo. Uno e due. Così lo possiamo appoggiare meglio sul piano. Poi con una Torx 10 andiamo a svitare le viti, sono 5. E a questo punto lo possiamo aprire semplicemente sganciando questi ganci, ce ne sono uno da una parte, uno dall'altra e uno qua sotto. Ecco, e già si apre. Ecco qua, qui possiamo vedere il meccanismo di ritorno delle frecce che poi, quando lo andiamo a rimontare, dovrà essere in questa posizione. Vedete? Nel momento in cui anche da questa parte abbiamo il foro visibile, quindi il gruppo del cavo spiralato allineato, avremo anche qui il meccanismo che va in corrispondenza di questo dente. Quindi se noi lo andiamo a mettere così, cioè non ben abbassato, poi avremo difficoltà e dovremo rismontare tutto. Nel caso in cui si fosse rotto questo piolo, ciao, perché questo chiaramente non è un ricambio che si trova. Idem se esce del tutto, non si fa altro che reinserirlo. Vedete, qui c'è un dentino, lo si inserisce qui in questa fessura e si va semplicemente a reinserire senza problemi. Eccolo là, nessun problema. L'importante è che poi, quando lo andiamo a rimontare, dicevo, sia bene abbassato e in questa posizione. Abbiamo le nostre due leve, nel caso ci sia il riscontro, qui abbiamo un'altra leva e il circuito che è più grande. Vedete, ci sono dei piccoli fili che vanno poi dentro qui dove ci sono gli interruttori delle luci e del tergicristallo e del tergilunotto. Infatti qua di fili ce ne sono di più, ce ne sono 5. Si potrebbero tranciare anche questi e lì, ciao, saluti. Però di solito il problema qual è? Ecco qua, basta tirarla in su, come
con molta attenzione. Se poi la vogliamo proprio staccare per non rischiare appunto di forzare i fili, allora dobbiamo prendere una pinzetta e andare a togliere il connettore con molta attenzione. Ecco qua. Così possiamo staccare la leva. Ecco, in questa tra l'altro manca un pezzo che invece qua c'è, ed è questa molla, che è quella che è, diciamo, preposta al ritorno in questo caso, vedete? E in questo caso era quella che andava a fare il blocco della leva sulla posizione delle frecce e sulla posizione intermedia, quella per il, diciamo, lampeggio delle frecce. Vabbè, non c'è più, comunque c'era. Quindi attenzione quando la togliamo perché potrebbe schizzare via, quindi la teniamo con il dito, cioè così, guardate. La teniamo con il dito, anche se di solito c'è il suo grasso che ne impedisce la fuoriuscita, ma non si sa mai. Ecco qua, adesso lo vedete pulito, però nella foto che vi metto qua in sovraimpressione vedete lo stato in cui l'ho trovato quando l'ho smontato la prima volta. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere un, in questo caso è Svitol Electric, ma consigliatemi anche voi poi nei commenti che altre soluzioni per riattivare, diciamo, la conduttività di questi contatti, perché alla fine è quello che succede. Nel mio caso non funzionavano più le luci, cioè si spegnevano da sole. Nel caso di un Devio di un mio collega, che ho smontato anche quello poi, ma li avevo già sostituito, non funzionavano bene le frecce. Infatti qui ci sono dei contatti, vedete, che hanno ognuno una sua inclinazione. Osservate bene, vedete che non sono tutti inclinati alla stessa maniera. Non li toccate, perché se andiamo a modificare l'inclinazione che hanno questi contatti, rischiamo poi di fare casino. Questo perché, provo a farvelo vedere. Vediamo se ci riesco. Ecco, vedete. Nel momento in cui noi andiamo a tirare la leva per fare il lampeggio, in questo caso, i contatti vanno a toccare opportunamente le piste che ci sono qui sul circuito. Quindi, se noi li andiamo a modificare, rischiamo di trovarci o con gli abbaglianti sempre accesi, oppure con gli abbaglianti che non si accendono e cose di questo tipo. Li dobbiamo pulire. Ma non tocchiamo l'inclinazione, non tiriamoli pensando di far bene. Ci avevo provato, per questo che ve lo dico. Quindi questi si lasciano esattamente così come sono, hanno un'inclinazione pretarata e non vanno toccati. Vanno perfettamente puliti, quello sì. Idem qui. Poi se magari mi suggerite voi, qualche esperto di elettronica, qualcosa da mettere per migliorare la conduttività di queste piste, ben venga, perché comunque vedete che sono consumate. Quindi potrebbe anche essere che fanno fatica a far contatto proprio per un'usura. E poi mi raccomando, anche qui questi fili trattateli con la massima cura, perché vedete qui c'è un forellino tondo, spero che si veda. Nell'altro devialuci nuovo che ho messo, questo forellino era più grande e quadrato, quindi queste modifiche probabilmente sono state fatte poi nelle versioni successive del ricambio, per evitare che i cavi subissero sollecitazioni. Infatti poi questo in particolare, avendolo un po' strapazzato, non mi funzionavano più gli abbaglianti perché evidentemente devo aver interrotto questi fili strapazzandoli troppo. Quindi molta attenzione a questo fatto. Andiamo a pulire i contatti, ma attenzione molto a questi fili perché nel momento in cui li andiamo a rompere, ciao. Cioè io non so se c'è un modo qua per aprirla, magari poi lo facciamo, proviamo. Tanto la serie di video si chiama Facciamoli a pezzi, questo ormai non è recuperabile, di conseguenza possiamo anche farlo a pezzi. Eviterò oggi, per ragioni di tempo, di fare a pezzi il cavo spiralato, mi dispiace, magari lo faremo in un video successivo. Oggi mi premeva fare un video non distruttivo proprio per farvi vedere come recuperare questi contatti. Stessa cosa vale chiaramente per la leva di tergicristallo, che è molto meno consumata perché si usa molto meno anche. Quindi una volta che noi siamo andati a ripulire tutti i nostri contatti, semplicemente andiamo a reinserire la freccia, la leva della freccia, qui c'è il suo alveo. Molto semplicemente si va a vincere la leggera resistenza qui della molla, che in questo caso non c'è, vabbè, e a inserire nuovamente, ecco, vedete qui c'è anche
una sede per far passare i fili, li si fa passare nella loro sede e si va a riagganciare semplicemente spingendo con le mani il piccolo connettore. Se avete mani particolarmente grandi, vi consiglio di utilizzare una pinzetta. Basta. E lo andiamo a richiudere. Quindi attenzione che il meccanismo del ritorno automatico delle frecce sia al suo posto, così. Ecco. Poi qui dovremo andare a far combaciare anche i due perni superiori che devono entrare nei loro fori. Ok. A spingere e facciamo la prova di rotazione delle frecce. Quindi una volta richiuso proviamo a vedere se funziona. Allora andiamo a premere questa ghiera e andiamo a vedere se viene attuato il ritorno automatico sterzando. E poi sterziamo così, ecco, vedete che la freccia si è mossa. Stessa cosa di qua, ed è ritornata. Chiaramente non avendo la molla, comunque si muove, tutto regolare. Se non l'aveste messo bene, proprio non riuscite a ruotare la ghiera, mi raccomando, poi riportatela sempre con il foro visibile, come dicevo nei video che vi ho linkato all'inizio. Si va a provare prima di rimontare il volante, si fanno le prove se funziona tutto e dopo si rimonta il volante. Se non dovesse funzionare qualcosa, si riprova a pulire. Se ancora non dovesse funzionare, ragazzi, questo lo buttiamo e bisogna comprare uno nuovo. Di più io non so cosa dirvi, perché chiaramente poi andare a riparare i fili qua magari un esperto di elettronica potrebbe esserne in grado, ma più che altro io non ho idea di come si smonti qui. Adesso possiamo anche provarci, perché tanto questo è da buttare via, quindi una prova possiamo anche andarla a fare. Vediamo un po', forzando qui cosa succede. Però vedete che si rovina. No, aspetta, vediamo, è successo qualcosa. No, mi sa che l'ho spaccato. No, si è scostato, si è rotto qualcosa, per cui vedete che è inutile fare ste prove, perché si rischia veramente di fare danni. Adesso ormai lo tiriamo, vediamo che cazzo succede. Il problema è che qua io sto andando a tirare anche i fili, quindi non sto tirando i fili, ma adesso qua vedete è successo qualcosa di irreversibile, quindi non lo fate a casa. Ma sì, è evidente che non rientra più in sede. Vediamo anche qua, si apre. Adesso lo faccio col cacciavite, ma spacca tutto, decisamente. Comunque, eccolo qua, vedete, abbiamo semplicemente i fili che passano all'interno, però qua non capisco come si divida, è tutto d'un pezzo. No, forse non ho rotto niente in realtà, boh, non capisco, no, non ho rotto niente, si è soltanto diviso, vabbè. Eccolo, si è spaccato tutto, si è spaccato. Ah, ecco. Qui dentro ci sono degli altri circuiti, vediamo. Ah, ecco, vedete, questo praticamente è quello che attua. Qui c'è proprio un circuitino, quindi se lo vado a spingere spacco ancora peggio. Quindi qui non so come fare, ma sinceramente a questo punto manco mi interessa. Comunque sì, potrebbe anche essere che, vedete, qui. Certo che se si riuscisse a raggiungerlo senza spaccar tutto, si potrebbe anche pensare di aggiustarlo, ma la vedo veramente difficile. Non si riesce ad estrarlo perché c'è la levetta, quindi no. Chissà che cavolo. Sì, qui l'ho spaccato. Ragazzi,
Ecco, avete visto come abbiamo fatto a pezzi il nostro Devio Luci. Purtroppo avete visto che non tutto è almeno in mio potere di riparare qui, l'ho spaccato. Tanto ormai questo era già rotto, probabilmente c'erano dei fili interrotti qui. E quindi, magari prendere il flessibile, il Dremel, tagliare, tirare fuori questo interruttore che c'è dentro. Vabbè, ragazzi, dai, accontentatevi. Però intanto abbiamo visto, se non altro, come tentare di recuperarlo, il resto è un di più. Spero che il video vi sia stato utile, mettete mi piace, lascio qui il link eventualmente anche per acquistare i Devio Luci, in più lascio un link di Amazon generale per fare i vostri acquisti, magari adesso con la settimana del Black Friday, anche se il video uscirà di venerdì, però magari se riuscite a comprare qualcosa col mio link, io vi ringrazio, voi non spendete niente di più. E io prendo una piccola percentuale per aiutare il canale. Iscrivetevi, mi raccomando, e attivate la campanella. Venite a visitare la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram. E che dire altro? Ci vediamo la prossima volta. Ciao!